Maturità al via, le tracce dividono, pareri come sempre discordanti sui titoli della prima prova dell'esame di Stato. Salvato capriolo finito nel canale, l'animale che era terminato nel fosso che attraversa Lucca, recuperato da alcuni residenti e passanti. Del Dotto ha scelto la squadra, presentata la nuova giunta comunale per il secondo mandato dell'amministrazione Del Dotto, 2 novità e 5 riconferme nella squadra. Natura depredata, le nostre telecamere hanno documentato il gesto di qualche maleducato che ha tagliato e portato via delle splendide Digitalis purpurea in Garfagnana. Lo sport, il calcio, Granducato Toscana viaggia a forza 10, ipotesi di girone per la Lucchese con una folta pattuglia di squadre toscane. Hockey, Amatori Lodi campione, delusione Forte dei Marmi, finisce rigori, gara 5 della finale scudetto con il titolo tricolore che va ai giallorossi lombardi dopo 36 anni. Bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi, l'apertura dedicata all'esame di maturità, la prima prova, quella del tema, tanto per intendersi, anche se poi negli ultimi anni sappiamo bene come è cambiata la prova scritta. Siamo andati ad ascoltare i pareri di alcuni studenti all'uscita appunto della prima prova. Sentiamo Massimo Mazzolini. C'è qualcuno di noi che l'esame di maturità lo sogna ancora di notte. Per molti resta uno tra i maggiori incubi, anche se le cose sono andate nel verso giusto. Tra le tensioni della notte prima degli esami di quinta superiore e quelli universitari non c'è confronto. L'esame di Stato, in fatto di ansia e stress, stravince su tutti i fronti. Lo si capiva stamani, osservando le facce dei maturandi all'ingresso dei loro istituti. Dunque, primo giorno di esame oggi per tanti studenti versilesi che affrontano la maturità. Stamani la prima prova scritta d'italiano, con l'augurio per tutti gli studenti che questo esame possa rappresentare il trampolino di lancio per i loro successi. Che traccia hai scelto? La tipologia di ordine generale, parlava dei progressi e di tipo materialistico e scientifico, delle loro differenze, se sono un bene giusto o un male. Senti, il vostro vicepreside ha detto che quest'anno il Ministero non si è spremuto parecchio nel preparare le tracce. No, più che altro ci aspettavamo cose completamente diverse, ci aspettavamo per esempio Pirandello come prima propria, come tipologia A, invece è uscito un autore, Caproni, sì, che non ho mai sentito, e anche tipo storico, pensavamo a Caporetto, visto che era il centesimo oggi, via, quest'anno qua, invece è uscito tutt'altra cosa. Ho scelto il saggio breve tecnico-scientifico. Come ti sembra che sia andato? Speriamo bene, mi sembrava abbastanza bene. Dopo il classico che cosa pensi di fare? Sono indecisa se fare medicina oppure comunque sia scienze infermieristiche. Secondo me comunque è andata bene perché il saggio breve fornisce i documenti, quindi uno si ricorda meglio anche quello che ha studiato e è più facile in linea di massima per chi è abituato. Noi abbiamo passato tutto l'anno a fare saggi brevi e avendo riscontrato nella generalità della classe buoni risultati, io ho scelto di fare quello perché sono più abituata. Si fa sempre più infuocato il clima in vista del ballottaggio di domenica tra Remo Santini e Alessandro Tambellini a far discutere in queste ore quanto successo martedì sera dopo un confronto tra i due candidati. Su Facebook è stato pubblicato un video sostenendo la tesi che Tambellini avrebbe aggredito verbalmente l'organizzatore del Lucca Summer Festival, Mimmo D'Alessandro, ma poche ore dopo sia D'Alessandro che Tambellini hanno smentito questa versione. Il candidato consigliere nella lista di Santini Siamo Lucca ha invece denunciato di essere stato spintonato dal candidato di una lista avversaria che sostiene Tambellini e di aver riportato un trauma guaribile in 7 giorni. E c'è un'altra notizia legata a questa campagna elettorale molto accesa, perché il procuratore della Repubblica ha chiesto l'archiviazione nei confronti dell'assessore Francesco Raspini e di un ispettore della Polizia Municipale di Lucca per il caso, lo ricorderete, del comunicato stampa diffuso alcune settimane fa
in cui si sarebbe violato il segreto d'ufficio per le indagini portate avanti dagli inquirenti. A renderlo noto è stato lo stesso Raspini attraverso il suo avvocato Lodovica Giorgi. Nel corso dell'interrogatorio di martedì, Raspini ha osservato come il contenuto del comunicato stampa non rivelasse in alcun modo il segreto da cui le notizie erano coperte, né tantomeno tale segretezza emergeva dalla forma del documento. Adesso, dopo questo parere del procuratore, la parola definitiva spetta al GIP. E adesso vi mostriamo le immagini di un recupero, di un salvataggio da parte di alcuni cittadini di un capriolo. Come sia finito nel canale è ancora tutto da capire, ma è certo che questo capriolo è stato salvato grazie al coraggio e alla prontezza di Mattia Campetti, noto baritono lucchese e presidente del Lucca Opera Festival, e di alcuni cittadini che mercoledì mattina transitavano tra via Cittadella e la fine di Corso Garibaldi nel centro storico di Lucca. Questo video è stato girato da un altro cantante lirico, Giancarlo Monsalve, che ha aiutato Campetti nel recupero insieme ad altre persone. L'animale, non si sa da dove sia arrivato e da quanto fosse in acqua, è finito nel canale. Mattia Campetti si è così calato e senza non poche difficoltà è riuscito a recuperarlo. L'animale è stato affidato ad un'associazione che si occupa di fauna, contattata tramite la forestale. Poco più tardi, dopo le visite di controllo e in ottima salute, il capriolo è stato rilasciato nella zona di Chiatri. Traffico in tilt a San Concordio nel pomeriggio di questo mercoledì per un incidente tra due auto avvenuto in via Conzani. Nessuna grave conseguenza per gli occupanti, ma la circolazione è rimasta bloccata per alcune ore. Furto sacrilego a Vagli Sopra. Nella notte tra domenica e lunedì ignoti hanno trafugato l'effigie della Vergine della Misericordia da una maestaina. La scoperta è stata fatta domenica mattina e gli abitanti del paese hanno fatto denuncia alle autorità. Eccola qua la foto della Madonnina. C'è una buona notizia, perché così possiamo definirla, per quanto riguarda il mare della Versilia, perché in attesa delle verifiche ufficiali da parte di ARPAT, il comune di Forte dei Marmi ha diffuso un comunicato in cui si evidenziano i risultati dei controlli effettuati dall'Università di Pisa e dal CNR sulle spugne che nella giornata di martedì erano state avvistate un po' su tutto il litorale, delle spugnette che si erano arenate sulla costa della Versilia. Le analisi hanno evidenziato che si tratta di una struttura paraffinica prevalentemente lineare, in sostanza un materiale sintetico che qualcuno avrebbe o accidentalmente o volontariamente buttato in mare, ma anche in grande quantità, perché queste spugnette sono state recuperate un po' in tutto il mare della provincia di Lucca e non solo. Parliamo di politica, perché il riconfermato sindaco di Camaiore del Dotto ha presentato la giunta. Andiamo a vedere. 4 uomini e 3 donne, 5 del PD e 2 della lista di Pezzini, Camaiore nel cuore, nessuno della sinistra. 5 conferme e 2 new entry. Ecco la giunta del Dotto Bis, presentata dopo 8 lunghi giorni di consultazioni. Resta vice sindaco Marcello Pierucci, con delega ai lavori pubblici e polizia municipale. Carlo Alberto Carrai perde la delega maggiore, quella al turismo, conserva il commercio e trova la protezione civile. Sandra Galeotti rimane alla scuola e gestirà i gemellaggi. Simone Leo alla gestione del territorio partecipate, Marco Mecchi ancora al bilancio. Le novità sono Sara Pescaglini, già capogruppo PD, con sport e ambiente, ma di balneazione se ne occuperà ancora del Dotto. E poi Anna Graziani, la figlia del compianto senatore Pier Antonio, avrà il delicatissimo settore del sociale. Due donne giovani, due donne e due personalità molto forti, ma anche due personalità molto sensibili e molto a contatto con il territorio. Quindi c'è l'idea di un investimento su una classe dirigente della città che poi, come dire, sopravviverà al mandato del sindaco che scadrà, si spera naturalmente, fra 5 anni. In mano al sindaco restano deleghe pesanti, turismo, cultura, demanio e agricoltura. C'è un'idea di sviluppare in una dimensione versilese questa delega e questo ragionamento, di farlo insieme agli altri sindaci, quindi insomma, come dire, se gli interlocutori sono i sindaci è bene che sia il sindaco ad essere l'interlocutore.
Andrea Favilla, unico consigliere di sinistra, sarà il presidente del Consiglio Comunale che si riunirà per la prima seduta il 3 luglio. Il sindaco adesso guarda le opposizioni, pronto a dialogare su progetti con chi vorrà e soprattutto guarda al futuro, forte del 35% portato in dote al PD, perde il dotto che rifiuterà un'eventuale candidatura in Parlamento, ha detto, nei prossimi 5 anni, si parla di un importante incarico in arrivo internamente al partito di Renzi. Da un sindaco all'altro parliamo di Sara D'Ambrosio, perché proprio in queste ore festeggia il primo anno da sindaco di Altopascio e ha tracciato un bilancio dell'attività annunciando anche un importante progetto. Entro il 2018 verrà affidato l'appalto per l'inizio dei lavori per realizzare la nuova scuola primaria di Badia Pozzeveri. Lo ha annunciato il sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio, durante la conferenza stampa per un anno dal suo insediamento in comune. Una scuola che sorgerà molto probabilmente in località Agliaio, grazie ad 1.090.000 euro stanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e ai 645.000 euro della Regione Toscana. Si passa da una ristrutturazione che era in programma con la vecchia amministrazione alla decisione nostra di passare a una nuova edificazione, a una nuova scuola. Un ambiente diverso, un ambiente nuovo, un ambiente che sarà ecosostenibile sotto tutti i punti di vista, in una zona residenziale, e quindi sono molto soddisfatta di poter dire che di qui ai prossimi mesi potremo parlare anche di questo. Un annuncio atteso che arriva a un anno esatto di amministrazione D'Ambrosio, raccontato così dallo stesso sindaco. La riduzione del trasporto scolastico e delle tariffe della mensa, aumento dell'orario dell'asilo nido, una richiesta che veniva avanzata da tempo e a cui abbiamo dato una risposta in tempi rapidissimi. Abbiamo reso gratuito il trasporto per i disabili. Ma non solo sul sociale, abbiamo voluto dare risposte anche a tutto l'ambito della riqualificazione del territorio. Siamo partiti con delle asfaltature e presto vedremo i primi cantieri per la sistemazione di marciapiedi e l'installazione di nuovi impianti di illuminazione. E in tutto questo il futuro passa attraverso la nuova scuola, ma anche al sottopasso che supererà la via Romea e che nei prossimi giorni sarà oggetto di un incontro pubblico. Sarà Lucca, dopo Los Angeles e Cannes, a ospitare David Lynch e Twin Peaks con una serata in programma questo giovedì alle 20.45 presso il Cinema Astra, organizzata da Lucca Film Festival Europa Cinema. Ingresso gratuito, Lynch parlerà appunto delle nuove puntate di Twin Peaks. E ora andiamo a Gallicano, perché sabato verrà inaugurata la nuova struttura dedicata agli anziani, che è stata voluta e realizzata dalla Misericordia. Inaugurerà questo sabato la residenza per anziani gestita dalla Misericordia di Gallicano. Villa Verde, intitolata al dottor Gastone Lucchesi, è stata realizzata in una ex casa colonica situata nel centro del paese, ristrutturata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che ha sostenuto il progetto sin dalla sua nascita. Per la comunità di Gallicano e della Valle del Serchio si tratta di una struttura importante, finalizzata all'accoglienza, cura e recupero di persone autosufficienti e parzialmente autosufficienti per periodi di lunga degenza o per periodi programmati e limitati nel tempo. Per il taglio del nastro in programma questo sabato è prevista la partecipazione delle istituzioni e degli addetti ai lavori. Ancora rimaniamo in Valle del Serchio, in Garfagnana, per mostrarvi le immagini di una bellissima pianta, ma anche per parlare del gesto compiuto da alcuni escursionisti molto maleducati. Vediamo perché. Queste immagini sono state realizzate domenica scorsa all'interno dell'oasi naturalistica dell'Orecchiella. Sul lato della strada provinciale sono nate spontaneamente alcune specie botaniche davvero interessanti. Tra queste c'è la Digitalis purpurea, una pianta bellissima dalla fioritura davvero unica, alla quale dedicò una poesia anche Giovanni Pascoli. Il nome Digitalis deriva dalla forma delle campanelle che caratterizzano la fioritura e che assomigliano al ditale adoperato per cucire. Queste sono le immagini realizzate poche ore fa, le piante non ci sono più.
Qualche maleducato ha pensato bene di portarsi a casa questa bellezza, gesto sconsiderato che viola la natura. E allora, visto che siamo in un periodo di escursioni e passeggiate, ecco alcuni consigli utili su come comportarsi in montagna da chi la montagna la conosce bene. Bisogna portarsi via dalla montagna le emozioni che gli rimangono nel cuore, perché la montagna è come un libro e saper leggere le sue bellezze e i suoi, portare via un ricordo bello della montagna, senza far danni. È tutto per la prima parte del TG Noi, una pausa e poi la pagina sportiva.